Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questo avvincente derby del Sud Pontino tra gli ospiti del Lupo Rocco, Sporting Club Lupo Rocco Gaeta e i padroni di casa dell'HC Banca Popolare di Fondi. La prima frazione di gioco, i primi 30 minuti si sono chiusi sul punteggio di 15 a 13 in favore dei padroni di casa, ma l'incontro è indubbiamente molto bello e molto equilibrato. Ci sono stati dei parziali e controparziali che hanno reso la partita bella e avvincente anche dal punto di vista del punteggio, dell'equilibrio in campo. E ora in questa primissima fase della ripresa il Gaeta può ancora giostrare con l'uomo in più, vista l'esclusione temporanea combinata ai danni di Tobia Pisani proprio nell'ultimo minuto della prima frazione di gioco. Vediamo se i giocatori gaetani riusciranno a sfruttare questa superiorità numerica, e così è con la rete del giovanissimo italo-albanese Deda, che riporta sotto la compagine allenata da Macera e Onelli. 15 a 14, andiamo a segnare la quarta rete personale, la quarta marcatura personale del numero 96 Deda, la rete che vale dopo 40 secondi della ripresa il 15 a 14, quindi nuovamente si fa sotto la compagine del Gaeta. Ancora uomo in meno per la formazione fondana, è rientrato Markovic intanto all'inizio della ripresa, c'è Stefano Di Manno fuori pronto a rientrare in campo quando scadranno i termini della esclusione temporanea. Intanto parte la manovra d'attacco dei fondani con degli incroci che portano il pallone ora tra le mani di Gianluca Di Manno, e poi il tiro di Markovic che però è smorzato e diventa facile preda del portiere Gaetano Cienzo. Nulla di fatto quindi, intanto sono sei giocatori di movimento anche per la formazione fondana, sfugge il pallone dalle mani del numero 17 Lodato, rientrato in campo ora all'inizio della ripresa, e nulla di fatto quindi per l'attacco della formazione ospite. Fallo ora ancora di Lodato ai danni di Stefano De Torre, una difesa molto dura in questa circostanza da parte del pivot siciliano ai danni del numero 22 dell'HC Banca Popolare di Fondi, Stefano De Torre. Resta a terra e ed è necessario l'ingresso in campo del dottor Dante Virgilio, medico sociale della compagine rossoblù, che va a sincerarsi delle condizioni dell'atleta numero 22, che si rialza prontamente e va a raccogliere anche l'applauso del pubblico fondano, che è andato via via riempiendo le tribune del palazzetto dello sport anche con una buona componente ospite venuta dalla vicina Gaeta. Si riparte quindi con la 5-1 nuovamente impostata dalla formazione del Gaeta. Gianluca Di Manno per Markovic, il passaggio per Conte che va a realizzare una bellissima rete, ha aspettato fino alla fine il numero 51 Fondano e poi ha insaccato il pallone tra palo e portiere, riportando a più 2 dopo 2 minuti della ripresa il punteggio in favore della propria squadra. Deda ancora, Deda per Ante Tommaso, Filic ora che si accentra, palleggia, poi tenta di scaricare al proprio compagno, ancora il pallone tra le mani del numero 5 Serbo, ancora un tentativo di gioco a due, ma è bravissimo Markovic questa volta da posizione 2 a seguire il pivot e quindi a chiudere il tentativo di passaggio. Ha commesso anche fallo però il giocatore della formazione fondana, ed è per questo motivo che gli arbitri dell'incontro, ricordo, sono i signori Chiarello e Pagaria, Chiarello di Palermo e Pagaria di Enna, hanno fischiato per assegnare il tiro dai 9 metri alla formazione ospite. 16 a 14, 2 minuti e mezzo in questa ripresa, con Filic per Deda, Ante Tommaso, poi si scambiano di posto i terzini della formazione del Gaeta, tenta l'avventura personale ancora una volta Deda, ma è ottima la chiusura del muro difensivo fondano. Poi sul proseguo dell'azione c'è stato fallo commesso dalla difesa fondana. Intanto andiamo a sottolineare il buon impatto sulla gara del giovanissimo portiere, davvero l'ultimo arrivato in casa rossoblù, Antonio Mastrosciani, proveniente dal Conversano. Un giovane estremo difensore che nella prima frazione di gioco subito ha fatto sentire il suo ingresso in campo con ottimi interventi, tra cui anche un tiro di rigore. Parte lo schema della formazione gaetana che tenterà di portare al tiro naturalmente Filic, così è, questa volta però non è molto preciso il
giocatore serbo, questa volta però non è preciso neanche il rilancio di Mastrosciani e quindi seconda fase che è sfumata per i fondani. Tenta ora Deda di andare al tiro ed è però il suo tentativo di sorprendere D'Angelis non va a buon fine e dall'altra parte c'è Gianluigi Di Cicco, ottimamente servito da Stefano Di Manno, che va a mettere fine a questa fase concitata della partita con la rete che vale il più 3, quindi importantissima marcatura di Gianluigi Di Cicco. 17-14 dopo 3 minuti e mezzo della ripresa. E si sente anche il tifo ora dei tifosi rossoblù, come dicevamo il Palasport piano piano è andato riempendosi per assistere a questa bella partita di pallamano. Si riprende 3 minuti e 45, ancora circolazione di palla per il Gaeta con Flick che tenta di sfondare la difesa fondana, riesce a superare Gianluca Di Manno ma non il fratello Stefano e quindi si può ripartire con il 9 metri battuto sempre dal pivot del Gaeta. Deda Antetokounmpo, Deda, circolazione di palla con Flick che tenta di andare al tiro e questa volta va a spiazzare completamente Filic. E quindi va a realizzare la rete del 17-15 Markovic che va a prendere questo fallo di 9 metri e quindi si può ripartire con il Fondi che dovrà ora cercare di trovare la strada per allungare queste soluzioni offensive. Si riparte con sempre Stefano De Torre in posizione di centrale, Gianluigi Di Cicco che va a attaccare Gianluca Di Manno, la rete del numero 26 Gianluca, terza rete per lui, importante dopo le due reti del primo tempo, si era un po' bloccato con qualche tiro non proprio preciso e adesso va a realizzare nuovamente la rete del più 3, 18-15 e ancora 6-0 da parte del Fonti contro l'attacco del Gaeta con Deda, Filic a cui sfugge per un momento il pallone ma poi lo recupera e quindi Antetokounmpo che forse commette qualche passo di troppo che non viene ravveduto dalla coppia arbitrale, poi il tiro viene deviato e quindi si riparte con l'angolo sempre in favore del Gaeta. Deda che va a chiamare uno schema per i propri compagni che porterà Filic sui 9 metri, l'uno contro uno secco e poi il tiro su Mastrosciani, quindi la bella rete di Filic che allunga nel suo tabellino personale più 7. Ora Markovic uno contro uno con Luca Conte che va a prendere un tiro difficile che però finisce fuori, quindi nulla di fatto e può partire la seconda fase del Gaeta con il numero 23 Antetokounmpo che finta il passaggio a pivot, ancora Filic questa volta tenta di liberare l'ala sinistra, va tutto da solo, giustamente viene chiamato palle in aria e può partire la seconda fase del Fondi con Mastrosciani che chiama Luca Conte al contropiede che però viene fermato, non era un'azione proprio convinta. Intanto il 2 minuti per il numero 6 Ponticella che lascia il Gaeta in inferiorità numerica sul 18-16 per il Fondi. Viene chiamato il cambio anche da parte di Giacinto De Santis, rientra Pisani con il numero 20 al posto di Stefano De Torre. Si riparte quindi con il Fondi che ha un'ottima occasione di cercare di allungare un po' sul Gaeta, siamo sul più 2 e con la superiorità numerica per 2 minuti. Markovic, Pisani, Gianluca Di Manno chiama Gianluigi Di Cicco che va a prendere questa bellissima rete da ala sinistra. Bravissimo Gianluigi perché il pallone non era precisissimo, ha dovuto fare un passo di correzione e poi è stato bravo a non pestare la linea e poi altrettanto bravo a realizzare con un bel pallonetto. Intanto Filic viene marcato uomo da Pisani e Luca Conte va a prendere Deda, quindi si cerca un 4 contro 3 con Marco Panariello che tenta di liberare Filic e ci riesce e ora c'è il cartellino gialli per la panchina del Fondi per aver protestato un po' troppo su questa azione offensiva del Gaeta, quindi cartellino giallo. Ricordiamo che al secondo scatta il 2 minuti e quindi poi l'uomo in meno per il Fondi. Ancora viene liberato Filic, c'è il rischio ma Luca Conte si fa scappare Deda che spara fuori questo tiro, abbastanza facile la conclusione ma il pallone è finito fuori. Markovic, Gianluca Di Manno per Pisani.
Pisani che va a tirare, viene spinto ma viene colpito in faccia Cienzo. Il tiro è stato centrale, Pisani va subito a scusarsi con il portiere del Gaeta. È stato sbilanciato al momento del tiro Tobia Pisani e il pallone è finito poi completamente sulla faccia del portiere, che comunque sembra non aver subito alcun danno e quindi potrà riprendere la partita. Intanto viene fermato nuovamente il tempo per permettere che venga asciugato nuovamente il parquet. 7 minuti e 29 secondi all'inizio di questo secondo tempo, partita ancora in forte equilibrio, anche se il Pondi piano piano cerca di andare avanti. Siamo ora sul più 3, ma la partita è ancora molto lunga. Tutto pronto ora per riprendere il gioco, sarà Luca Conte ad incaricarsi della battuta di questo 9 metri e Gaeta sempre in inferiorità numerica. Cerchiamo di sfruttare questa azione con Markovic, viene fermato il gioco perché non era partito il cronometro sul tabellone principale e quindi gli arbitri ora vanno a parare con gli arbitri di tavolo per cercare di risolvere questa situazione. Sembra tutto pronto ora per ricominciare, sono 4 secondi quelli che dovevano passare. È ripartito il cronometro, viene persa malamente palla in attacco e c'è il tiro da lontano di Antetokounmpo che però finisce fuori di poco, dobbiamo dire l'idea era buona. Intanto Luca Conte viene chiamato fallo di sfondamento su Marco Panariello, sinceramente un po' dubbio visto che Panariello era completamente in movimento verso Luca Conte, forse anche con un piede sulla linea dell'area. Comunque la palla è passata al Gaeta che ora può manovrare in fase offensiva con Filic che viene lasciato solo e Marco Panariello che tenta di fare tutto da solo. Passi di Marco Panariello naturalmente sotto fallo e il 2 minuti per Tobia Pisani, secondo 2 minuti per lui, penso questa volta per proteste. C'era stato sicuramente l'infrazione di passe di Panariello, ma c'era anche il fallo subito dal giocatore del Gaeta e quindi per il momento adesso si torna in parità numerica, anzi no, è subito il Gaeta a poter rientrare in campo e quindi si ritorna con la superiorità numerica per il Gaeta. Panariello era in posizione di centrale, Filic finta il tiro, poi scarica su Deda, ancora passi di Deda ma non vengono fischiati mai e quindi il Gaeta continua la sua fase offensiva, ma erano netti i passi del giocatore del Gaeta. Ora Filic uno contro uno, viene fermato dalla difesa fondana, Panariello, ancora Deda, rischio di passivo con la bellissima parata di Mastro Scianni su Marciano, veramente un impatto notevole quello del portiere del Pondi, subentrato nel primo tempo, che ha fatto vedere subito di che pasta è fatto. Intanto entra Stefano De Torre, ora il Pondi deve giocare con l'inferiorità numerica, Gianluca Di Manno che va a attaccare la difesa, Markovic l'uno contro uno fermato e quindi 9 metri in favore del Pondi. 9 minuti e 20 secondi, riparte l'attacco fondano. Stefano De Torre, uno contro uno, non va a prendere il tiro, scarica su Markovic, ancora Stefano De Torre, Gianluca Di Manno viene cinturato completamente e c'è il 2 minuti netto per Lodato e il tiro di rigore. Bello il cambio di direzione da parte di Gianluca che ha costretto al fallo il numero 17 del Gaeta, che quindi riporta in parità i giocatori in campo in questa frazione. 9 minuti 33 secondi, 19 a 16 per il Pondi. Sì, e in questa ripresa sta venendo fuori più la fase agonistica del classico derby, quindi con difese molto più dure, anche
oltre che attente naturalmente, con Onelli che finora non è entrato in campo ma probabilmente si potrebbe conservare per la parte finale dell'incontro con la sua classe ed esperienza, potrebbe far molto comodo alla sua squadra. Comunque, entrambe le squadre con 5 giocatori di movimento, parte lo schema dei fondani con Gianluca Di Manno che finta il passaggio a Dettore, poi sfugge il pallone dalle mani del numero 26 Fondano, quindi occasione per Gaeta per riportarsi sotto. Marco Pannariello commette sicuramente infrazione di passi, però gli arbitri non sono del nostro medesimo avviso e la rete di Marco Pannariello vale il 19-17 dopo 10 minuti della ripresa. Comunque, 2 le lunghezze di vantaggio e partita che resta sempre molto molto aperta. In campo il sesto giocatore di movimento per il Fondi, è rientrato Stefano Di Manno, quindi il Fondi può schierare anche il pivot in questa occasione d'attacco e all'uomo in più De Torre trova lo spazio e questa volta non c'è scampo per la difesa del Gaeta e per il portiere Cenzo. La rete che vale il più 3 nuovamente, 20-17 per l'HCH Banca Popolare di Fondi. Ed in campo, lo dicevamo poco fa, entra ora anche l'esperto e anche il player manager del Gaeta, Salvatore Onelli. Filic si alza, ancora ottima la risposta di Mastrosciani che sta dimostrando di essere estremamente reattivo sulle conclusioni dei giocatori avversari. 11 minuti e 10 secondi di gioco, Markovic per Dettore. Dettore tentava di intercettare Marciano, non hanno sfruttato bene l'occasione, ma poi c'è un intelligente passaggio di Gianluigi Di Cicco nei confronti del proprio capitano Stefano Di Manno, fermato fallosamente. Si riparte quindi dai 9 metri con l'HC Fondi che ancora per qualche secondo può attaccare con l'uomo in più. 11 minuti e 25 secondi di gioco, 20 per l'HC Banca Popolare di Fondi, 17 per la Sporting Club Lupo Rocco Gaeta. Pallone tra le mani di Stefano Di Manno, De Torre incrocia con Markovic, pallone che fa a Gianluca Di Manno e poi ancora una volta Gianluigi Di Cicco, e con questa precisione Gianluigi Di Cicco si dimostra uno dei punti di forza della squadra di Giacinto De Santis. 21-17, più 4 importantissimo a questo punto della partita. Onelli ancora, rientrato in campo il sesto giocatore di movimento del Gaeta, si tratta di Marco Pannariello che va a schierarsi nel ruolo di pivot, esce ora dai 6 metri avversari, si incrociano i terzini del Gaeta, ancora Onelli per Filic, Antetomaso, Antetomaso che tenta l'avventura personale ma ancora una volta Mastrosciani dice di no al tentativo dei giocatori avversari. C'era stato un fallo però ai danni del giocatore numero 23 in casacca biancorossa e quindi l'attacco del Gaeta è ripartito dai 9 metri. Ancora Filic tenta l'uno contro uno ma Di Manno, Stefano, non si lascia sorprendere in questa circostanza e ferma seppur fallosamente il serbo della formazione gaetana. Coronelli ora per Filic, questa volta c'è Gianluca Di Manno sul giocatore serbo ma vedete, con uno scavalcamento e un tiro molto preciso, non forte ma preciso, Filic realizza la sua 8ª marcatura personale che vale il meno 3. Fugge il pallone dalle mani dei giocatori fondani, ripartono per l'attacco, Markovic per Gianluca Di Manno, bel sottomano ma questa volta è molto bella la parata di Cenzo che non si fa sorprendere, è distinto, riesce a raggiungere molto bene il pallone scagliato dal numero 26 Fondano. Una parata molto importante questa dell'estremo difensore del Gaeta. Deda rientrato nel ruolo di centrale, Onelli di nuovo in panchina. Antetomaso per Deda, Filic si accentra, scarica su Deda, sfugge il pallone all'italo albanese e poi il passaggio di Mastrosciani precisissimo questa volta per Gianluigi Di Cicco e la rete del numero 17 Fondano che si sta ergendo a protagonista della gara, almeno di questa fase della partita. 5ª marcatura personale per il giovanissimo numero 17 Fondano, vale nuovamente il più 4, 22-18 dopo 13 minuti e 50 secondi di gioco della ripresa. E c'è il time out ora chiamato dalla panchina del Gaeta, dal tandem Macera-Onelli.
Da sottolineare veramente la bella prestazione di Gianluigi Di Cicco, 5 reti per lui e una maturità acquisita in quest'anno sulle conclusioni. L'anno scorso più di qualche volta lo vedevamo in tiri non proprio semplici, in momenti delicati, invece quest'anno sicuramente un bellissimo impatto, una bella crescita, un'ottima percentuale di tiro, 5 reti su 6 conclusioni, quindi veramente un bravo a questa giovane ala fondana che con la sua tecnica può veramente fare la differenza in quel ruolo. Comunque time out chiamato dai tecnici del Gaeta per cercare di riorganizzare un po' il gioco del Gaeta, saranno ultimi 16 minuti di fuoco in cui il Gaeta deve recuperare 4 reti all'HC Fondi, ma abbiamo ben visto nel primo tempo che non c'è assolutamente da abbassare la guardia, in quanto è molto facile deconcentrarsi e lasciare spazio al Gaeta, che è una squadra giovane, nuova, che sicuramente ci tiene a fare un bel risultato nel suo primo derby ufficiale stagionale. Si riparte, sempre Deda che muove per Filic, miglior marcatore della partita con 8 reti, che ora si sposta in posizione di centrale, ancora Deti, Filic questa volta lo va a prendere, la tiro Mastrosciani, la palla torna al Gaeta, attento Marciano, ancora Filic, Deda va a liberare l'ala sinistra che non prende il tiro, Deda va a tirare, la deviazione del muro e poi la parata di Mastrosciani che va a lanciare Luca Conte che si invola e la rete, perfetto! Il nostro numero 21 parata e innesca il contropiede di Luca Conte che non si fa pregare, palla perfetta in mano, c'era anche un difensore che ha tentato di intercettare la palla ma è stato veramente perfetto il contropiede e quindi si torna sul più 5, 23-18, massimo vantaggio per l'HC Fondi in questa partita. Ancora Gaeta, Deda incrocia per Filic che va a fare il solito uno contro uno, poi scarica, la palla arriva a Marciano che non può prendere il tiro, si torna indietro, viene fermato il numero 23 Antetomaso da Stefano De Torre, viene fermato nuovamente il gioco per permettere che venga asciugato il parquet, quindi si ripartirà con il 9 metri. Intanto il Salvatore Onelli chiama a sé Deda per dargli alcune indicazioni su questa azione offensiva. Si riparte con Panariello che fa ripartire il gioco. Filic, circolazione di palla sempre sui 12 metri da parte del Gaeta. Filic che va a attaccare ora Markovic, scarica il pallone. Ancora lui che è il perno di tutte le azioni, sfugge il pallone. C'era stato un bel passaggio a Marco Panariello che però non è riuscito a prendere il pallone e a girarsi, sarebbe stato assolutamente solo sui 6 metri. Ora rischio di passivo, deve andare a prendere il tiro e Gaeta e Antetomaso va a tirare, si scontra contro la difesa fontana, sarebbe stato tranquillamente sfondo ma non è così. Intanto il bel passaggio di Gianluca Di Manno per Stefano Di Manno, i due fratelloni riportano subito le cose in chiaro e si torna immediatamente sul più 5, 24-19, mancano 14 minuti e 40 secondi, 14 minuti scusate, alla fine della partita, sempre più 5 ma c'è da allungare per non rischiare di giocarsela poi punto a punto nel finale contro Gaeta. Filic si alza dai 9 metri, va a tirare ma recupera il pallone il Gaeta sulla bella cosa, intanto c'è il fallo di piede, era stato veloce il numero 6 Ponticella a recuperare questa palla però poi il passaggio è stato non perfetto e intanto rientra anche Tobia Fabiani a Tisani a far riposare Stefano De Torre che sicuramente sarà ributtato nella mischia negli ultimi minuti. Circolazione di palla, si scambiano i tre centrali nel fondo e proprio Tobia con un bel passaggio per Gianluigi Di Cicco che non prende il tiro, va a una finta, un bel passaggio per Stefano Di Manno, 9 metri, incredibile pivot buttato a terra sui 6 metri,
e si riparte però con un 9 metri. Markovic scarica per Gianluca Di Manno che prende il pallone, bello uno contro uno, arriva e va a tirare poi addosso a Cenzo che l'ha praticamente colpito, si era anche girato il portiere del Gaeta, comunque resta il fatto che il pallone è finito fuori. Filic, rete ancora del numero 5 del Gaeta e quindi va ad accorciare le distanze 24-20 e siamo ormai al 18° del secondo tempo. Azione d'attacco, rientra in campo Stefano De Torre a dare un po' di respiro a Gianluca Di Manno. Ancora Pisani per Stefano Di Manno. De Torre, ancora Markovic, buono il servizio per Conte ma un po' lento forse. Però questa volta trova lo spazio Luca Conte, ma a giudizio degli arbitri commette infrazione di linea, quindi non è valida questa rete. In campo c'è nuovamente Salvatore Onelli per il Gaeta. Andiamo ora ante Tommaso Onelli, tiro, colpisce il palo, il tiro sottomano, classico sottomano di Onelli. Gianluigi Di Cicco al tentativo, ma questa volta è bravo Cenzo a non lasciarsi sorprendere dalla sua, a non lasciarsi sorprendere dal suo tentativo di virgola. In campo ora va a riposarsi anche un pochino Gianluigi Di Cicco, in campo rientra Onorato Pestillo per dare un po' di riposo al Gianluigi Di Cicco che fino a poco fa era stato in fase d'attacco veramente perfetto. Comunque Pisani ora per Markovic, si incrociano i due, De Torre, ancora Markovic, Pisani, De Torre, ancora Markovic che raccoglie il passaggio del proprio compagno, tenta di servire Pisani in posizione di secondo pivot, fermato fallosamente il centrale veneto e così si ripartirà dai 9 metri mentre il tecnico fondano Giacinto De Santis sul più 4 e con 10 minuti e 36 secondi ancora da giocare chiama il time out per cercare di tranquillizzare un po' i suoi giocatori, far tirare loro il fiato e così preparare un rush finale che possa evitare sorprese alla sua squadra. Abbiamo visto già nel primo tempo infatti che dal più 4 per il Fondi a metà proprio della frazione, della prima frazione di gara, nella fase centrale, il Gaeta, gli ospiti hanno piazzato un parziale di 5-0 che li aveva portati avanti sul 10-9 e poi finora il secondo tempo sta ripercorrendo quanto già successo nella prima frazione di gioco, però in questo momento De Santis ha voluto chiamare il time out proprio per tranquillizzare in qualche modo i suoi giocatori e preparare questi ultimi 10 minuti e 36 secondi di gara. Si ripartirà ora dai 9 metri, sempre sul punteggio di più 4, 24-20 per l'HC Banca Popolare di Fondi nei confronti dello Sporting Club Lupo Rocco Gaeta. Rientra in campo Deda ora, che farà la guardia un po' più avanzata nella fase destra dell'attacco fondano, la zona destra dell'attacco fondano. Markovic parte De Torre, riceve il pallone ma poi il suo tiro termina alto, probabilmente c'era anche un fallo su di lui al momento del tiro. Comunque vediamo ora il tentativo di servire Panariello da parte del giocatore Antetomaso, ancora una volta Mastrociani dice di no al tentativo di Ponticella e ora gli arbitri assegna nuovamente il pallone alla formazione del Gaeta per un'infrazione di linea commessa dai giocatori fondani. Chiama lo schema ora il giovane centrale italo-albanese Deda. Parte infatti lo schema subito con Marciano che si accentra, scarica su Filic, gli porta il blocco per favorire il tiro del numero 5 serbo del Gaeta. Ma è stato bravissimo De Torre a non lasciarsi coprire dal blocco, a uscire e a fermare seppur fallosamente il giocatore avversario. Ancora Filic per Deda, Antetomaso, Deda si incrocia con Filic, non si intendono i due giocatori. Ancora Filic che raccoglie il pallone, va allo scavalcamento nei confronti di De Torre. Ancora dai 9 metri potrà ripartire l'azione d'attacco del Gaeta. Deda, braccio alzato da parte degli arbitri,
Antetomaso che tenta la conclusione personale, ma ci vuole ben altro questa sera per impensierire Mastrosciani. Precisissimo il suo lancio, è onorato, Pestillo lo trasforma in rete, per la rete che vale il nuovo più 5 per la formazione fondana, importantissimo a 9 minuti e mezzo dalla fine della partita. 25 per l'HC Banca Popolare di Fondi, 20 per la Lupo Rocco Gaeta. In campo nuovamente Onelli al posto di Deda. Filic, mentre Ponticella taglia e si porta nel ruolo di secondo pivot, quindi nel cuore della difesa avversaria, con Onelli che tenta l'avventura personale ed è fermato dal muro difensivo fondano, a giudizio degli arbitri fallosamente, quindi si è ripartiti ancora dei 9 metri. Filic per Onelli. Antetomaso taglia ancora una volta Ponticella, ancora Filic per Onelli, una finta, poi torna sui suoi passi il player manager dei giocatori del Gaeta e c'è ora il fallo commesso ai danni di Filic dal capitano fondano Stefano Di Manno, e quindi nuova superiorità numerica per il Gaeta a poco meno di 8 dal termine della partita. 25-20 il punteggio per i padroni di casa dell'HC Fondi. Due minuti importanti per questa partita in cui il Gaeta potrà sfruttare questa superiorità numerica, c'è bisogno di stringere le maglie, magari lasciare le ali per il tiro e sperare nella parata di Mastrosciani, ma questa volta Marciano è bravissimo nell'intuire la direzione di parata del portiere che va a terra e lui mette la palla alta, quindi 25-21, meno 4 per il Gaeta, doppia marcatura uomo. E Lorato si fa sfuggire la palla, fallo di piede, veramente un'ingenuità da parte del Fondi che regala il pallone al Gaeta e quindi Gaeta può sfruttare questa azione per il meno 3, ma Salvatore Onelli incredibilmente sbaglia un tiro che penso non ha mai sbagliato nella sua vita, aveva steso completamente Mastrosciani con una finta e poi il pallone scheggia il palo e finisce fuori. Ci ha graziato Onelli su questo tiro da ala sinistra, un'arma in più per il Gaeta sicuramente in questo finale di partita. Stefano Del Torre incrocia per Markovic, per Gianluca Di Manno, dobbiamo andare a prendere un pallo altrimenti rischiamo il passivo. Stefano Del Torre, via Markovic, pallone regalato al Gaeta, ma siamo a rischio passivo, non siamo andati mai a prendere il fallo, abbiamo evitato il contatto, cosa che era assolutamente da fare. Tanto Gianluca Di Manno tenta il tiro, ma Cenzo è attento, quindi parte la seconda fase con la parata di Mastrosciani, che veramente è l'uomo in più in questa partita. Perfetto la sua partita nel suo primo derby della HC Fondi, sta veramente infiammando il palasport. Parata fondamentale, più 4, ho detto Markovic va a tirare la parata di Cenzo, veramente poco incisivo in questo momento lo straniero fondano e quindi può ripartire il Gaeta, che adesso è rientrato anche Stefano Di Manno, quindi siamo rientrati con tutti gli effettini, ma Filic uno contro uno va addosso a Markovic e viene fermato il gioco per permettere che venga asciugato il parte. Veramente gran partita del nostro portiere dalla parte del Gaeta, gran partita di Filic che da solo 9 reti, veramente uomo in più del Gaeta, in grado di scardinare la difesa fondana sia con tiri dalla distanza che con i cambi di direzione, e si riparte con Salvatore Onelli in posizione di centrale. Mancano 5 minuti e 30 esatti alla fine del match, siamo più 4, doppio pivot per il Gaeta, pallo di piedi, può ripartire la seconda fase con Gianluigi Di Cicco che a cui sfugge il pallone, regali su regali, si era fermato Gianluigi per non andare a rischiare il tiro difficile ma gli è sfuggito il pallone. Filic uno contro uno, ancora Mastrosciani, ottima la parata, bisogna fermare il gioco, la palla sembra scivolosa in questo momento, attaccare la difesa, Stefano Di Manno tira fuori, stiamo sbagliando l'impossibile in questo momento della partita fondamentale, il momento di non sbagliare, di essere precisi
nelle conclusioni di non regalare il pallone. Comunque, ma siamo a 5 minuti dalla fine del match ed entra Onorato Pessillo al posto di Luca Conte in posizione di ala destra. E il Gaeta avrà l'occasione di tornare sul meno 3. 5 minuti, anzi 4 minuti e 52 secondi alla fine di questo bellissimo derby che sta disputando oggi al Palasport di Fondi. Time out per la coppia Macera Onelli. Sì, saranno 5 minuti, poco meno, 4 e 47 da giocare, ancora da vivere intensamente. Le due squadre, nonostante il vantaggio di 4 lunghezze della formazione di casa, dimostrano ancora che la partita è viva. Ci sono state delle fasi, ora le ultime minuti di gioco, in cui la partita è un po' calata di tono, soprattutto per i numerosi errori commessi da una parte e dall'altra. Forse colpevolmente qualche errore in più dei fondani, che hanno forzato laddove potevano benissimo controllare e poi assestare i colpi di grazia alla compagine avversa. Ma comunque, dopo, quando mancano 4 minuti e 47, il vantaggio della formazione di casa è ancora di 4 lunghezze, 25 per l'HC Banca Popolare dei Fondi, 21 per lo Sporting Club Lupo Rocco Gaeta. Due squadre, lo ripetiamo ancora, che ci hanno fatto assistere finora a una bella partita, partita vincente, e che sicuramente saranno tra le protagoniste di questo girone C della Serie A, prima divisione nazionale di pallamano. In campo Onelli, ancora nel ruolo di centrale, vuole gestire con la sua esperienza questi minuti che mancano al termine. Abbiamo tra l'altro scoperto anche un altro giocatore molto interessante, il numero 96, Deda, giovane terzino centrale italo-albanese. Ma nella fase decisiva della partita, quella finale, Onelli cerca di dar fondo a tutta la sua esperienza e classe per metterla a servizio della sua squadra anche come uomo in campo. Filic ancora portato al tiro, almeno tentavano, ma poi non riesce ad andare alla conclusione. Il serbo si è costretto a fermarsi ancora, e poi il tiro che però passa sul muro difensivo fondano e sorprende Mastrosciani per il 25 a 22, e vedete che a poco più di 4 dal termine la partita è ancora viva, 25 a 22 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Di Cicco per Gianluca Di Manno, Pisani, Markovic, torna il pallone a Gianluca Di Manno, parte ora il taglio di Gianluigi Di Cicco, pallone scaricato a Tobia Pisani, poi vedete che tentano di recuperarlo i giocatori rosso-blu, ma invece parte la seconda fase del Gaeta con Panariello che va a realizzare il meno 2 per la propria squadra a 3:45 dalla fine dell'incontro. Lo dicevamo, l'avevamo appena detto, partita ancora aperta, ancora viva, 25 a 23 il punteggio, e i fondani che negli ultimi minuti stanno sbagliando un po' troppo. C'è stato ancora bisogno di asciugare il parquet, e vediamo ora come si sviluppa l'azione d'attacco dei giocatori fondani. Pisani per Markovic, Gianluca Di Manno, Pisani va a tagliare da doppio pivot, Markovic, azione personale, e questa volta c'è la rete del numero 10 fondano, una rete in un momento importantissimo, riporta più 3 la propria squadra. Onelli ancora per Filic, Filic tenta l'avventura personale ancora una volta e Markovic lo blocca. Antetomaso ancora per Onelli, Filic, ancora Antetomaso per il proprio centrale, si scambiano di ruolo, poi parte lo schema con Marciano che favorisce nuovamente il tiro di Filic, e nonostante il tentativo di Mastrosciani il pallone si infila in rete per il nuovo meno 2 per la compagine del Gaeta. Mancano 2 minuti e 40 secondi al termine della partita, 26 per l'HC Banca Popolare di Fondi, 24 per Lupo Rocco Gaeta. Ora Pisani, Gianluca Di Manno, Markovic, Pisani fa servire Gianluigi Di Cicco, e c'è ancora una bellissima rete
del numero 17 Fondano, che ha messo ampiamente la propria firma su questo match. Ancora Filic, poco più di due al termine della partita, finta Onelli, poi non sa cosa fare del pallone, poi alla fine lo scarica su Filic che si è liberato nel frattempo. Ancora Ante Tommaso, palleggia, sfugge il pallone Ante Tommaso, lo recuperano i giocatori fondani, ma a giudizio degli arbitri c'è stata una, probabilmente un'infrazione di piede commessa da De Torri, almeno ci sembra di aver capito così. Siamo entrati nel penultimo minuto di gara. Ante Tommaso che tentava un improbabile servizio al volo per il proprio compagno, recupera il pallone la difesa fondana e può attaccare a un minuto e mezzo dalla fine sul più 3. C'è bisogno di gestire con calma e oculatezza questo pallone. Onelli nel ruolo di centroavanti in questa che sembra un abbozzo di 3-2-1 da parte del Gaeta. Pisani. Pisani si ferma e fa accenno agli arbitri per il rumore delle trombe e dei tamburi della tifoseria. Non avevano sentito il fischio degli ufficiali di campo che avevano richiamato per l'ultimo time out a disposizione del tecnico fondano Giacinto De Santis, che a 1 minuto e 22 secondi dalla fine della partita ha chiamato il time out sul più 3 per cercare di sfruttare al meglio ora questo pallone d'attacco che potrebbe essere quello che chiude definitivamente la partita. Un derby bello, un derby appassionante, un derby anche equilibrato, quello che abbiamo visto, quello a cui abbiamo assistito, e qui ancora dobbiamo assistere per un minuto, poco meno di un minuto e mezzo. Vediamo come i rossoblù riusciranno a portare in porto questa, condurre in porto questa partita. In campo ci sono Mastrosciani, che ormai stabilmente ha difeso la porta fondana dal momento in cui è entrato, non è più uscito dal campo, il giovane portiere pugliese. Poi dalla destra verso la sinistra dello schieramento offensivo ci sono Pestillo, Markovic, Pisani, Gianluca Di Manno, Gianluigi Di Cicco, Stefano Di Manno naturalmente il pivot. Tanto una marcatura uomo portata su Gianluca Di Manno. Pisani, una finta, tenta l'avventura personale, ma Cenzo chiude il tentativo di tiro del numero 20 in casacca rossoblu. C'era Gianluca Di Manno che tentava di chiudere Onelli, poi va a finire il pallone tra le mani ancora di Filic, che riporta sotto la propria squadra quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Peccato ancora, Pisani era stato bravo, ma ha voluto incrociare il tiro, Cenzo lo ha intuito e ha chiuso, e poi c'è stata la rete di Filic dall'altra parte. Ancora un tentativo, Pisani trova un'autostrada davanti a sé, poi molto opportunamente cede il pallone a Stefano Di Manno, e anche questa volta probabilmente c'era difesa in area. Gli arbitri non se ne sono avveduti, hanno decretato il tiro dei 9 metri della formazione fondana, poi non sappiamo cosa abbiano fischiato in questo momento gli arbitri dell'incontro, i signori Chiarello e Pagaria. Entra in campo Stefano Dettore per quest'ultima difesa con al posto di Tobia Pisani. Mancano 19 secondi al termine dell'incontro e la squadra di casa è avanti 27-25. Filic, Ante Tommaso, Onelli, ancora Filic che si accentra, va all'uno contro uno contro Stefano Di Manno che lo chiude, ma c'è ugualmente la rete di Filic che chiude l'incontro sul 27-26 finale. Importante aver vinto questo incontro, importante aver superato una squadra ostica, difficile e sicuramente di buon livello come quella del Gaeta, esserci aggiudicato questo primo derby ufficiale della stagione per l'HC Fondi, seppur con il minimo scarto. Partita che si chiude, infatti, lo ricordiamo ancora, sul punteggio di 27-26 per l'HC Banca Popolare di Fondi, che ha battuto la Sporting Club, lo Sporting Club Lupo Rocco Gaeta. A tra poco per le interviste di rito.